Ok ragazzi, siamo arrivati in aeroporto. Io adesso vi mando dal Tom del passato, che vi spiegherà tutta l'attrezzatura che mi porterò in viaggio, e ci vediamo dopo. Pensavate che vi fossi dimenticato di dirvi che cosa mi portavo a Manchester, eh? E invece eccoci qua, andiamo a vedere cosa c'è dentro il pacco. Eccoci qua. Cioè, guardatela già così e ditemi se non è stupenda. Solo il packaging. Andiamo a vedere cosa c'è dentro a questa bellissima scatola. Allora, l'interno veramente stupendo, con questo strato per proteggere la canettina, il mulinellino e la scatolina per le esche. All'interno troviamo appunto una bellissima canettina travel, che dopo andiamo a vedere meglio, un bellissimo mulinellino di taglia 750 e una scatolina per le nostre esche. Tutto fatto alla perfezione per farci stare questo bellissimo set da viaggio, che andremo a provare naturalmente in Inghilterra. Partiamo dalla canna. Questa chicchettina qua, cioè, veramente pazzesco. Ha un ingombro di 30 cm, cioè la metto a confronto col mio braccio. Si presenta così. Questa canna è veramente cortissima perché naturalmente per avere un ingombro di 30 cm comunque naturalmente non ci si può aspettare una canna da 2 metri. Eccola qui aperta, ragazzi. Cioè, ci sta tutta in cam per farvi capire. 130 cm, 7 sezioni. Il casting è 1,10 grammi. Veramente, ragazzi, cortissimo. Io sono stracurioso di provarla. Anelli, naturalmente, Fuji, impugnatura fatta veramente da Dio. Sinceramente non mi aspettavo un prodotto del genere fatto così bene, anche perché comunque non è un prodotto che costa poco. Molti pensano sia un prodotto entry level, però comunque è un prodotto che sta sui 130 euro. Se una persona come me ad esempio vuole farsi un viaggio non di pesca, perché in questo caso non sarà un viaggio di pesca, questa canna ce la possiamo mettere ovunque, ragazzi. Possiamo portarcela assolutamente ovunque e fare due lanci quando vogliamo. Io ad esempio andrò una mattina prima che il mio amico si svegli, quindi non c'è nessun problema. Azione naturalmente fast, schiena bella rigida, e passiamo a vedere il mulinello. Mulinello sul quale ho già imbobinato una treccia 010 Dive J Braid X8, colorazione verde chiaro. Veramente un mulinello molto molto carino, piccolissimo, misura 750, si chiama CP750 per l'appunto. Ho imbobinato 150 metri di treccia 010 e come potete vedere se ne poteva mettere anche di più. È dotato di 3 cuscinetti a sfera nonostante la sua ridotta grandezza ed è veramente leggerissimo, 165 grammi. Al contrario invece della canna, che pesa solo, immaginatevi, 75 grammi. La canna naturalmente è la CPX1 e questo set è il CPX1B di Daiwa. Andiamo infine a vedere la scatolina dove possiamo mettere le nostre esche. Ecco, non ce ne stanno tante naturalmente, io probabilmente mi porterò, anzi sicuramente mi porterò un'altra plano, comunque abbastanza piccola penso, perché non devo portarmi tante esche. Però comunque per mettere qualche schettina che magari ci serve proprio per la vacanza, che sappiamo che comunque andremo a usare praticamente solo quelle esche, basta e avanza. Proviamo a montare il mulinello sulla canna. Eccola montata tutta, ragazzi. Veramente, veramente bella. Ma veramente bella, ragazzi. Cioè, guardate, ci sta tutta l'inquadratura per farvi capire la lunghezza. Ecco, a proposito della lunghezza, è lunga 1,30 m, quindi non aspettatevi sti grandi lanci, Però comunque, ragazzi, lancia, anche perché comunque essendo una 10 grammi possiamo spararle belle lontane le esche. Qua ad esempio ho già messo il cavetto, ma giusto così per prova, una testina da 3 grammi e un rashad da 3 pollici. Per quanto riguarda le esche, userò principalmente shad, minnow e gerchettini dai 5 ai 7 cm, magari qualche vibe per i buconi, qualche bel rotante di dimensioni comunque medio-piccole, qualche ninfettina giusto per, uno spinnerino sui 15 grammi che non si sa mai, probabilmente non lo userò perché è un po' troppo pesante, anche se in teoria la canna li tiene la grande. Due esche leggermente più grandi, stesso discorso dello spinnerbait. Infine, come testine piombate, mi porterò solo quelle strettamente necessarie, ovvero le testine offset da 3 grammi per i shad da 3 pollici e le solite testine da 2 grammi della Caperlan classiche. Per quanto riguarda i fili, mi porterò qualche cavetto per pescare leggero, appunto pescherò a light, però essendoci molti lucci terrò quasi sempre il cavetto e dello 0,18 perché vabbè comunque non si sa mai. E invece come utensili, pinza da split,
con anche trancino e pinza leggermente arrugginita che uso da tutta la vita per slamare magari pesci o qualora dovesse servire. Quindi che dire ragazzi, io direi che vi posso rimandare dal Tom del presente e niente, rimanete fino alla fine, mi raccomando, io vi controllo. Che abbiamo fatto controllo passaporti, controllo valigie, imbarcato la valigia per la stiva contro la canna da pesca e adesso stiamo andando al gate e 10:30 ci imbarcano e partiamo. Si parte ragazzi. Partitina. Siamo arrivati e piove, molto strano, ok, ufficialmente arrivati ragazzi, con la canna da pesca, oddio, vabbè, e ora pranzetto, ci hanno naturalmente inculato perché siamo in aeroporto, e allora, piadina, chicken, mais e maionese, c'è l'offerta 4 stelline 99 con uno snack e anche la coca, mamma mia. Vabbè, mangiamo e poi prendiamo il treno e andiamo verso Manchester centro. Siamo saliti sulla metropolitana, veramente ottimo ragazzi, qua non ci sono tornelli, non bisogna timbrare biglietti né nulla. 4,90 sterline e abbiamo il biglietto per tutto il giorno. E oggi andremo a vedere lo stadio del Manchester United, lo stadio del Manchester City, un negozietto di pesca, un negozietto di maglie da calcio. E poi faremo la spesa, poi stasera vediamo dai. Ragazzi, siamo all'Old Trafford, stadio del Manchester United, stupendo. Abbiamo ancora qua le valigie perché era di strada, poi adesso andiamo a casa, andiamo a vedere lo stadio del Manchester City e niente. Guardate che figata, adesso ci facciamo il giretto, nello shop hanno detto che non possiamo entrare, però che belle valigie. Quindi facciamo un po' il giretto così e vediamo. Piove, piove. Allora, adesso andiamo al supermercato. Qua c'è la Spar, Tesco, così. Qua siamo abbastanza in centro. A mezz'ora da casa a piedi, se no un quarto d'ora con i mezzi. E facciamo la spesa da portare a casa. E poi riusciamo di nuovo. E ragazzi, Old Trafford, bello, bello. E però non sto tanto a dilungarmi perché è un canale di pesca, quindi... comunque adesso lo sapete, sono anche un appassionato di calcio, abbastanza malato e niente ragazzi, spesa fatta in quel di Manchester, devo andare in sta viuzzola qua bellissimo e adesso andiamo a casa finalmente ce l'abbiamo fatta. Comunque qua praticamente è incredibile, al posto che tieni la mascherina, a parte che non è obbligatorio, nemmeno è chiuso da nessuna parte, e praticamente siamo andati entrati in un negozio e io avevo la mascherina e mi dicono togliti la mascherina, tutto il contrario. Vabbè, e adesso prendiamo, no anzi andiamo a piedi a casa, un 20 minuti e niente, la sera è una bella pasta al pesto, mamma mia, a dopo. Ok ragazzi, siamo arrivati a casa, dopo ve la facciamo vedere meglio, però adesso dobbiamo correre perché ci sta aspettando l'Uber sotto casa e andiamo a vedere lo stadio del City. Negozio ragazzi, Classic Football Shirts, bellissimo, bellissimo. Manchester by Night, fatta spesa pure, di nuovo, già la seconda volta della giornata, però dovremmo essere a posto in tutto, comunque non abbiamo speso tanto assolutamente. E abbiamo preso qualche roba tipo il parmigiano reggiano ragazzi, perché qua veramente non sa mangiare, l'olio, poi sale per fare la pasta, quelle cagate lì. Adesso se riesco andiamo in un negozio di pesca e poi andiamo a casa e prepariamo la cena. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta e qua non servono le mascherine. Comunque ragazzi, negozio di pesca inglese, adesso ve lo faccio vedere tutto. Ho già visto anche un bello spotticello che dopo ve lo faccio vedere fuori. Sembra tipo un Decathlon sinceramente, guarda qua. Adesso andiamo nella zona pesca, in giro a un negozio di outdoor, però si chiama Fishing Republic, in centro tra l'altro, cioè 5 minuti dal centro.
vediamo un po'. Un sacco di cose, ragazzi, per il carp fishing, che qua va veramente molto. Io poi non ci capisco un cazzo, ho solo che queste pellet, queste qua sono boilies. Andiamo a vedere, qua ci sono dei set, siamo già pronti, delle combo, sembrerebbero da spinning. Qua sempre roba da carp, 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 pienissimo di robe da carp. Noi cerchiamo la chicchettina per prendere il lucetto. Il lucetto, ragazzi, non chiediamo tanto. Adesso vediamo anche le cose di Daiwa che mi interessano del catalogo inglese, però non sto a spendere così tanto. E vediamo. Ecco qua tutti i mulinelli. Ah, questi mulinelli comunque non li conosco perché sono da carp fishing, se non sbaglio. Qua che c'è qualcuno da spinning. Questo qua è il TDM. In zone c'è anche in Italia. In zone plus. E qua altri mulinelli. Ecco qua qualcosina da spinning. Robe della Savage Gear. Prezzo tra l'altro è notevole, eh? Fate conto, 8 sterline saranno 10, una decina d'euro per solo queste tre skin qua. Qua che va molto il Ned Rig, ragazzi. Ci starebbe provarlo. Adesso vedo. Un sacco di crank. Cerchettini che sinceramente non mi piacciono per niente. E guardate che figata. Per pescare penso già a vivo, direttamente con la montatura. Ma poi troviamo sempre Esk Savage. E eccoli qua, guardate che carini questi cannibal qua. Però 6,99 è veramente un furto, ragazzi. Qua poi ci sono già ad esempio la scatoletta per il perch. Perch drop shot, molto figo. Qua quello da bass. Qua troviamo delle ancorette. Qua sotto jighead, veramente grosse. Qua forse un po' più piccoline. Ecco, se trovo magari qualche cavetto lo prendo. Qua sotto la J-braid, ragazzi, tanta roba. Ragazzi, praticamente solo roba da carp fishing, pazzesco. Cavetti, buono, l'ho trovato. Cioè, è tutto carp fishing. Tutto carp fishing e un piccolissimo spazio per lo spinning. Cioè, secondo me è troppo sottovalutato perché ci sono veramente dei spot pazzeschi qua. Però, a quanto pare, ecco qua ho qualche canna da spinning. Tutte cose che troviamo anche in Italia comunque. Qua troviamo queste qua invece che sono delle bag di Daiwa Endzone. Sembra figo. E qua ricomincia tutto da carp. Qua un sacco di sedie. Niente, ragazzi, da spinning. Spinning solo questa piccola zona qua. Deludente, deludente. Cioè, deludente per me. Per chi fa carp fishing è, penso sia il paradiso. Però spinning veramente poche cose, poche cose. Ora prendiamo Uber e andiamo a mangiarci la pasta col pesto. Ragazzi, madonna mia. Guardate che cavolo di spot che hanno. Bellissimo. Andiamo già a vedere, veloce. Mamma mia, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, musica, pasta al pesto, insalata, pollo, pane strano. E forse dopo andiamo a farvi lunch. Non diteglielo. Che dire, ragazzi? Si va, sono le 9, perché no? O perché sì? Vabbè, andiamo. Ragazzi, notturna. Apriamo la canettina, vediamo se gira qualche pecchettino piccolino. Questa canna veramente... Io metto su un black minnow e la proviamo a reali, col cavetto. E vediamo come va la prima pescata in Inghilterra. Si lancia bene, eh. Fa un po' fatica a gestire l'esca, però no, si lancia bene. Sto pescando con questo black minnow qua. Devi c'è un po' a rimbalzare sul fondo, magari qualche reale. Disfatta, disfatta. Perso pure un'esca, cavetto. Vabbè, però ci stava. Giusto così per cazzeggiare. Ora doccia e boh, vediamo. Vabbè, comunque primo giorno andato. Carino, carino. E niente, domani mattina ragazzi sveglia di buon'ora, non prestissimo. E vediamo un po' meglio la situazione, dai. Buonanotte. Buongiorno. Sono le 7. Colazione. E poi andiamo. Ieri sera, vabbè, resto così tanto per... Questa mattina vedremo meglio lo spot. Comunque da quel che ho potuto vedere fondale basso. Quindi boh, vediamo meglio oggi. Poi oggi andiamo a visitare un po' meglio il centro della città, il suo museo della scienza, Town Hall, Castlefield, eccetera. Dopo vediamo. Ma quanto è bello andare in giro a pescare la mattina.
Allora, guardate che figata tutte le case inglesi, tutte uguali, bellissime. A me piacciono un sacco. Cannettina, ieri sera ho perso soltanto la voglia di vivere e anche la speranza. Ho pescato tipo una mezz'oretta così, ho perso un esca, quindi buono. Però comunque ho capito un pochino com'è lo spot, però pesci non ho visti. Speriamo che con la luce e gli occhiali polarizzati riesca a vedere qualcosina, in modo da capire come approcciare appunto lo spot. E poi nell'host della casa, Zach, il ragazzo da cui siamo in affitto, mi ha consigliato dei posti dove andare a pescare, qualche lago, quindi poi vediamo. Eccoci, ieri sera abbiamo pescato dall'altro lato. Vediamo qua su che sembra più figo. Proviamo un po', non so. Ah, un po' il fondo lo vedo. No, il fondo non è per nulla alto, quindi potrei provare con un gerchettino, magari suspending. Proviamo con questo qua che è un rapala, un rapalino. Vediamo. Se vedo un attacco su sto roba qua impazzisco. Guarda Mirko, lo scoiattolo. Guardalo. Troppo, non vedo proprio neanche cavedani. Comunque è letteralmente impossibile che non ci sia niente in così tanta acqua. Fido, cioè è proprio impossibile. Madonna che goduria. Iluccio di merda, dai. Esci? Nulla, zero. Quindi non era perché era ieri sera, ma è proprio il canale probabilmente. C'è proprio zero pesci, nemmeno a vista, nulla, niente, proprio zero totale. Boh, magari dopo provo, visto che siamo in giro in centro, ci dovrebbe essere un bel canale. Proviamo ragazzi. Poi domenica magari provo in un altro posto in cui ho visto anche dei video su YouTube. Speriamo. Adesso andiamo a vedere il centro e vi porto naturalmente con me. Ragazzi, guardate che figata. Mamma mia. Tutto gotico. Ah, che bella. Questa penso sia la cattedrale. Adesso vediamo meglio. Bellissima ragazzi, la cattedrale di Manchester. Dopo entriamo, adesso c'era una scuola che era in gita e dopo andiamo dentro a vedere. Raga, siamo entrati nella cattedrale, ci hanno dato dei posti e praticamente c'è l'orchestra, figata, ma ascoltiamo il concertino. Come non detto, erano posti riservati per le famiglie, ci hanno cacciato, vabbè. Infatti c'era tutta la scuola. Adesso andiamo. Allora, pomeriggio ho prenotato i biglietti per il museo della scienza dell'industria, tipo le 2:30. Poi magari dopo il museo andiamo verso Castelfield. Boh, adesso mi sa che andiamo a vedere il municipio. Ci sta. Un altro fiume. Sono qua con il mio amico Abraham Lincoln e abbiamo trovato il municipio chiuso, la town hall, cioè lo stanno ristrutturando tutto, quindi è tutto coperto. E praticamente il municipio che assomiglia molto al Big Ben di Londra. Purtroppo ho trovato chiuso sia il Big Ben a Londra qualche anno fa che la town hall qua a Manchester. Vabbè, adesso andiamo al museo della scienza e dell'industria, perché Manchester è naturalmente stata una città importantissima per la rivoluzione industriale. E niente, andiamo a vedere un po' di marchi ingegni creati qua a Manchester, che è una città anche per la produzione del cotone, della lana, se non sbaglio, da quel che mi ricorda, quel che ho studiato. E comunque interessante. Come vi ho detto prima ragazzi, siamo entrati, ecco qua tutte le macchine della rivoluzione per la tessitura. Guarda qua, che roba. Pazzesco, eh? Guardate che figata. Devo dire che il museo è stato veramente ottimo. Peccato che era chiusa la parte dove c'erano i primi vagoni, eccetera. Però comunque è bello. Per essere gratis, in Italia non esiste una cosa del genere. Adesso ci dirigiamo a Castelfield e vediamo un po' di spot. Thank you.
con dispiacere che vi comunico. No, è con dispiacere che vi comunico che la mia vita. Quindi abbiamo perso uno. È terminato. Perso compagno. Basta. Compagno pilota. Allora, ero con lo 018, non stavo registrando, cioè proprio qua a Castelfield, ho detto faccio due lanci, sono qua. Ho messo sullo spinner, all'inizio ho pescato live, poi che era letto così, non c'era un c***o di mettere lo spinner bait piccolino, e però avevo lo 018. Attacco il luccio, l'uccetto, tipo 3,45-50 cm, e non ha tagliato, ha rotto, nel senso lo stavo tirando su e ha rotto. E niente, sono un coglione, non ho il guadino e la prossima volta in viaggio mi dovrò portare anche il guadino perché sennò rosico. Niente, la mia sfiga continua e basta. Guarda che cielo. Poi io rido, ma c'è il quarto luccio che siamo di fila. C'è poco da ridere, ragazzi. Ma c'è poco da ridere. Ok, ragazzi, adesso andiamo a mangiarci qualcosa al Mac, che sono le due. Comunque, cioè, guardate che roba. Piccolissima. Devo dire che ha reagito veramente bene. E si vede anche dal video. Sono contento per la canna, ma si è rotto il c***o con i lucci di merda. Cioè, veramente basta. Castelfield veramente bella. Molto, molto. Adesso andiamo a mangiarci qualcosa che siamo affamati. Vedete anche voi? Sole? Oddio, incredibile. E ora andiamo a casa che siamo stanchissimi. Oggi comunque abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere e adesso ci riposiamo un po' che siamo veramente stanchi. Poi stasera usciamo dopo cena e boh, andiamo a qualche pub, vediamo, dai. Ai. Adesso mangiamo. Abbiamo fatto spaghetti in bianco pieni di parmigiano. Mamma mia. Pomodorini in insalata e pollo, e dopo usciamo, andiamo in un pub penso verso le 9 e niente, buona cena del secondo giorno, purtroppo già il secondo. Il dog? Sì, sì. Il catto? Non lo so quello, vedi dietro. Belli spaccati, ragazzi, mamma mia che bello. Nel prossimo episodio. Guardate che paradiso. Ti svegli, vieni qua, sei contento.